Salve, sono Viana dell'Istituto Buonarroti Fossombroni. Io e la mia classe abbiamo partecipato al progetto Saracino, nel quale approfondiremo la storia della famosa giostra e in particolare la Porta di Santo Spirito. Inizia da qua il nostro viaggio alla scoperta dei quartieri della giostra del Saracino, Santo Spirito, Sant'Andrea, San Lorentino e Porta Crucifera. Salve, ci troviamo nella sede del quartiere di Porta Crucifera. Oggi andremo ad intervistare il rettore Andrea Fazzuori. Grazie, benvenute. Allora, quale ruolo svolge durante la settimana quartieristica? Il mio ruolo è quello di sovraintendere tutte le attività, di sovraintendere quelle che sono poi i rapporti con l'istituzione, di conseguenza con il comune, e far sì che proceda tutto in maniera corretta, rispettando tutte quelle che sono poi le norme, insomma. Siete sempre d'accordo con le decisioni oppure capiti che ci siano dei conflitti? Se sì, come li risolvete? Ma i conflitti ci sono, basta che siano conflitti intelligenti e propositivi. Come tutte le cose, quando devi decidere, non tutte le persone possono avere la stessa idea. L'importante è trovare la soluzione e poi dopo credere in quello che viene deciso. Qual è l'emozione che si prova quando vince il proprio quartiere? L'emozione comunque rimane meravigliosa, indelebile, perché è davvero fortissima. Entrare in piazza, soprattutto rappresentare il tuo quartiere e poi magari appunto vincere, sicuramente sono quelle emozioni che rimarranno per tutta la vita. Grazie, Certo, la ringrazio. grazie a te, Grazie. grazie a voi. Adesso ci troviamo davanti alla sede di Musici dove Anna intervisterà uno dei ex musici. È più emozionante esibirsi all'estero oppure per il Saracino? Buongiorno a tutti voi. Sono due cose totalmente diverse. Per chi è nato Arezzo, chi è aretino, è più emozionante fare la giostra. Chi non è aretino, viene da fuori, forse piace più esibirsi all'estero. Perché non conosce la storia Perché di non conosce, non sei nato, fin da piccolini, qui i ragazzini suonano il tamburo, sono già dentro la giostra, conoscono già i pezzi meglio di noi quasi. E ha un ruolo importante lei nel. Allora, io dunque sono entrato nei musici nel 1990. Ho iniziato come portalavoro, poi ho suonato il tamburo per qualche anno e adesso sono la chiarina. Oltre a questo sono anche un consigliere del gruppo musico. E il ruolo più importante di tutti i musici qual è? Allora, come musici sono tutti uguali. Poi c'è il presidente e vicepresidente di tutte le associazioni. E per quanto riguarda L'esibizione abbiamo un capogruppo che decide i brani da fare. Studiamo una scaletta prima e poi dopo lui decide quando è il momento di suonare. ed è possibile che qualcuno riesca a suonare più di un strumento? Allora, sì, io sono il caso. Prima ho suonato il tamburo e poi adesso la chiarina. Quando sfiliamo, ognuno c'ha il suo. Adesso siamo davanti alla bottega di Francesco Conti, l'intagliatore delle lance. Quanto lavoro c'è dietro ogni incisione? Dietro l'incisione della lancia c'è abbastanza lavoro, perché non è tanto l'incisione, ma è soprattutto il pensare e arrivare, è la partenza. Una volta partiti io so già quello dove andare a cadere, dove andare a finire, si tratta solo di fare piccole varianti nell'andare avanti, ma insomma l'idea primaria ci deve essere prima di partire a scolpire il legno. Così con un mazzolo. A forza di portare via piccoli trucioletti di legno, questo era un blocco squadrato. Vedete come questo è sgrossato, ma piano piano arriverò a una finitura. A Vedi? forza di sgrossare, io non adopero mai la carta vetrata, lo devo allisciare più che sia possibile, dando un po' di plasticità all'oggetto. Una volta finito, io nell'andare avanti nel lancia penso anche come colorarla, perché sono dorato, sono colorato, sono lasciato a legno. Secondo la mia creazione, la porto alla finitura. Una volta scolpita c'è questa parte qui che è la preparazione per la doratura. Come vedete questi sono fresi del 600, del 700, del 1900, ci sono del 500. La doratura che ora vi faccio vedere un attimo come viene fatta, l'applicazione è sempre la stessa, farsi dal tempo fino al 300, fino a Margarito che è sulle tavole lì, la doratura, l'aguazzo, non si cambia. Una volta dato il gesso, c'è una preparazione per farla imprimere, si dà due mani di gesso, si leviga, si mette questa roba qui che si chiama boro,
quello buono che adopra anche adoprava quartiere Marchesi di Risi, sicché è commestibile, 23 carati queste foglioline. Vedete, qui la foglia d'oro si chiama, foglia perché d'oro è proprio una lamina leggerissima, se no costerebbe un botto. Poi cosa, io ho fatto tutta la preparazione a questo punto qui, io metto qui questa stesura d'acqua, che tutta la base che ho messo prima c'era una base di colla. Questi sono dopo questi pennellini che sono di piume di martora, di peli di martora, si fa così e si comincia a fare queste operazioni. Il legno primario è dopo il tiglio, perché è il legno che si presta per la coloritura e per la doratura. Ci sono delle lance fatte di olmo, ci sono delle lance fatte di noce, ci sono lance fatte di acero, ce n'è qualcuna fatta in metallo, insomma, vari, però deve avere sempre una certa equilibratura e un certo peso, perché deve essere portata per la città. Evidentemente si adopera materiali un pochino più leggeri. Speciale va a Greta Settimelli e allo staff di Arezzo TV, che hanno reso possibile il lavoro sulla storia d'Arezzo. Relativamente possiamo dire lungo, quando io so bene in mente come realizzarla, si tratta soprattutto inizialmente di sapere il soggetto e il progetto da fare. Una volta fatto, che ho fatto i miei rilievi, i miei modelli, metterò circa 20-25 giorni per fare una lancia d'oro. È Francesco Conti a far sognare gli appassionati della giostra del Saracino, intagliando il trofeo più ambito, ovvero la lancia d'oro. Siamo andati al suo laboratorio per conoscerlo meglio. La mia attività è incominciata facendo delle scuole professionali che non ci sono più. Andando avanti, ho avuto, come ho detto prima, la fortuna di trovare questa bottega a Firenze. Entrando in questa bottega, è stata più che una bottega, è stata una scuola, una grandissima scuola di scultura e di intaglio del legno. Una dedicata a maestri di campo, una lancia, non so, sarà 20-25 anni fa, che fu un incidente aereo dove morì il maestro di campo, Luciano Centini, e devo dire che quella in breve tempo ho ben enfatizzato la realizzazione di questa lancia. Poi ce ne sono talmente tante che di tutte non me le ricordo. Penso la centesima è stata una lancia abbastanza particolare, dove per le 100 giostre del Saracino, fra i quali c'è stato anche come persona ospite e ha dato il premio, Alberto Sordi, ecco, questo me lo dico, è stata credo una delle più belle lance anche quella. A portare in giro il nome di Arezzo sono gli sbandieratori, che hanno il compito di aprire la storica manifestazione della giostra. Quanto tempo richiede la preparazione di uno sbandieratore? Dunque, la preparazione di uno sbandieratore, innanzitutto nell'ambito dell'associazione, del gruppo, ci sono quattro figure per la verità. Ci sono la parte acrobatica, c'è la parte musicale, tamburi, trombe, poi c'è la parte invece quella di sbandieramento normale, e quindi le quattro figure hanno dei tempi di preparazione diverse. Diciamo quella più normale, quella che coinvolge un numero maggiore, è quella sicuramente degli alfieri, quelli che sbandierano. Si inizia con dei movimenti elementari. Per la verità, per alcuni addirittura si inizia facendo la marcia per mantenere la cadenza dei passi delle nostre musiche. Poi dopo si comincia a fare i 3-4 movimenti che sono quelli fondamentali per l'utilizzo della bandiera, poi si inizia i primi lanci, i primi scambi, eccetera. Come vengono costruiti in genere i numeri? Dunque, i numeri nascono, quando si parla di numeri, nell'ambito delle nostre esibizioni ci sono numeri di singolo, numeri di coppia, numeri di piccola squadra, numeri di grande squadra, a una, a due bandiere,
qualcuno anche 3, 4, 5 bandiere. Diciamo che la parte coreografica, quella principale, quella che viene fatta con il gruppo al completo o comunque con piccole o grandi squadre, viene ideata da un direttore tecnico prevalentemente. E quindi il ruolo del direttore tecnico ha sia la funzione di dirigere e di determinare chi sono gli alfieri che possono partecipare o meno alle esibizioni, ma è anche quello che fa la programmazione tecnica e quindi anche quella coreografica. Quanto pesa la bandiera? Una bandiera normale ha un peso di circa 1,7 kg, 1,650 kg, 1,8 kg. A fianco a queste ci sono delle bandiere che noi chiamiamo in gergo bandiere giganti, che sono invece un pochino più alte e i drappi sono un pochino più, chiaramente più grandi, e lì il peso può andare intorno ai 2 kg. Quanta responsabilità ha il presidente degli sbandieratori? È una responsabilità, penso che non sia quantificabile, perché penso sia enorme, perché nel nostro gruppo entrano ragazzi di 14 anni, anche se fisicamente ben messi, anche un pochino più giovani, e quindi sono minorenni. Quando iniziano questo tipo di attività, la responsabilità del direttore tecnico, dell'accompagnatore, del presidente, che comunque rappresenta l'associazione, è veramente grande. Concludiamo il nostro percorso alla sede dei musici della giostra. Da quanto tempo è responsabile del gruppo musici? Cioè, appartengo al gruppo musici dal 1990, quindi 27 anni circa. In quale giostra il gruppo si è esibito per la prima volta? Io nel 90, nella prima volta ho fatto nella prima giostra nel 90. C'è collaborazione tra musici, sbandieratori e quartieri in preparazione della giostra? Certamente. Quanto impegno richiede la preparazione del vostro gruppo? Dunque, noi ci alleniamo due volte a settimana, martedì e giovedì, dalle ore 21 alle ore 22, tutto l'anno. Quindi la preparazione. I giovani sono interessati ad entrare nel gruppo? Sì, certo, sempre più giovani vogliono entrare a far parte del gruppo musici perché gli piace suonare il tamburo e la chiarina. Ok, grazie.